Ormigli, gioielli su strada. Viberta Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità. Buonasera da Cicogna, siamo nel comune di Terranova Bracciolini, dove fra pochi istanti prenderà il via la 66esima edizione della Coppa Cicogna, che al termine della competizione consegnerà anche il 45esimo Gran Premio Ristorante Pin Rose. Come sempre una competizione di alto livello, perché questa è una grande classica della nostra terra. 193 sono stati gli iscritti, 168 saranno i partenti. Vedete già i corridori allineati sulla linea di partenza. Tutte le squadre migliori d'Italia si sono presentate alla gran completo nella classica aretina curata con grande professionalità dalla famiglia Borgogni e Company. Una competizione, come vi ho detto, che onora la nostra terra. Al via squadre primarie, fra queste la Zalfa, la Gallina Colosio, la Marchiolla, la Colpa e la Palazzago. Questo per dirvi le più importanti. Poi logicamente ci sono altre formazioni primarie e quindi tutte le toscane. Insomma, 168 i partenti al via, che si daranno battaglia sui 154 chilometri attraverso il classico percorso in circuito. Si parte da Cicogna per andare a Bivio Rinuccini, Loro Ciuffenna, Penna, Gangherete, Ascione, per tornare al traguardo. Nel finale si farà lo strappo del Valcello, prima 500 metri di giungere all'arrivo. Va via tutto il gruppo. E prima di passare all'azione che seguirà la partenza, vi voglio segnalare che con Carnasciali, direttore di corsa, alla partenza avete seguito Marco Mezzani e Rocco Gatta, vincitori qui a Cicogna. Ma prima di rientrare in gara, seguiamo un'intervista che abbiamo realizzato prima del via. Gianmarco Piccioli, cosa farà oggi il Team Futura? Oggi dovremo stare attenti alle fughe, perché è un percorso molto nervoso, e soprattutto tenere d'occhio quelle due o tre squadre più forti. Come stai tu? Com'è il clima in squadra? Il clima ora è molto felice, dato che sabato abbiamo ottenuto la prima vittoria a Montorano, e cercheremo di fare bene anche oggi. Tu come stai? Benino, dai, non sono neanche ancora al 100% della mia forma, però pian pianino si arriverà. Bene, dopo aver sentito Gianmarco Piccioli della Futura Team Rosini, siamo allo stand. Come vedete, il nostro operatore sta riprendendo uomini e donne che tanto hanno dato per questa competizione. Questi sono i trofei della 66esima edizione e questa è la storia. La maglia olimpica di Casartelli, poi una maglia tricolore dell'Aran e quindi un articolo giornalistico sul grande campione laziale Livio Trapè, ed è imminente il passaggio adesso del primo giro. Gianfranco Soncini, fotografo storico del ciclismo, all'attacco il corridore della Zalf Giacomo Zilio, però vedete i corridori sono tutti allungati nel centro di Cicogna. Come vi ho detto, si affronta prima di giungere al traguardo lo strappo del Valcello, uno strappo breve però di 500 metri che si fa sentire in ogni tornata sotto le gambe dei corridori. Abbiamo percorso i primi 17 chilometri, il primo dei 9 giri in programma. In totale i chilometri da affrontare sono 154. La corsa va via molto forte, però il gruppo è allungato e non può essere altrimenti dopo la salita del Valcello. Bene, dopo aver visto il passaggio andiamo a sentire adesso Nicolò Pacinotti. Dopo la grande crono a Città di Castello, rivelazione giornata, come sta Nicolò Pacinotti? Bene, dai, speriamo di fare una bella gara oggi.
La crono è andata benino e cerchiamo di replicare anche oggi. La squadra è molto competitiva, c'è anche Albanese, c'è Savini che ho visto andare forte a Badiagnano, quindi? No, tutti più o meno siamo sulla solita linea, è una bella squadra unita e cerchiamo di fare il massimo per portare a casa la vittoria tutte le domeniche. Morale alle stelle? Sì, dai, il morale è alto perché abbiamo vinto gran parte delle corse di inizio stagione e cerchiamo di continuare su questa linea, più o meno i ragazzi sono tutti competitivi. E adesso con la nostra truppa ci siamo spostati a Bivio Casalini. Abbiamo percorso 55 chilometri, superata la terza tornata dal traguardo. Al comando c'è un gruppetto, come potete seguire dalle immagini, che ha una decina di secondi di vantaggio sul grosso. La gara è andata via molto forte, però è stata controllatissima. A fare l'andatura vediamo il giovane friulano Fabbro. Poi in questo drappello riconosciamo Albanese, Fuggiano e Nardelli, però sono in sei davanti. Ed ecco la Zalfe che non ci sta e guida il gruppo alla rincorsa dei fuggitivi. Come vi dicevo, la corsa è andata via spedita, però le squadre più rappresentative hanno fatto il lavoro a propria scelta, cioè controllando sempre nelle prime posizioni, e ci sono state poche evasioni. Quelle che ci sono state prontamente recuperate. Quindi niente di fatto quando siamo al 55esimo chilometro, e noi ne approfittiamo per andare a sentire il primo della classe degli Under 23, Vincenzo Albanese. Vincenzo Albanese, sappiamo quanto ami le corse nel Valdar. Sì, questa è una bella gara, però non è adattissima. Ci tenevo a prendere il via, ma non sono convinto come nelle scorse gare, però sarò a disposizione degli altri e casomai un arrivo in volata, un gruppetto ristretto, sicuramente posso dire la mia. Non sto benissimo e dai, spero di fare una bella corsa e di dare una mano agli altri. Dopo Collecchio e Liberazione hai un po' rallentato? Sì, non proprio, queste sono un po' corse di passaggio che non sono adattissime a me, e già da domenica che c'è il marmo e quella mi piacerebbe fare bene. E boh, non so, dai, questa gara è parecchio dura per me, ho dei compagni di squadra forti che stanno pedalando e cercherò di dare una mano a loro. Bene, dopo aver sentito Vincenzo Albanese, uno sguardo all'affascinante territorio, le immagini vi giungono da Loro Ciuffenna. Siamo al 75esimo chilometro di gara, il gruppo è compatto, sono stati ripresi gli attaccanti che avete visto al giro precedente in località Bivio Casalini. Sono andato avanti ancora per alcuni chilometri, ma poi la reazione del gruppo è stata abbastanza violenta e prima di arrivare a Loro, il giro precedente, sono stati recuperati. Quindi gruppo compatto ma corsa allungata. Come vedete in ogni giro il gruppo si allunga sempre più, si cerca la fuga, ma per il momento non nasce, anche perché il controllo, come vedete, è spietato. Zalfe, Palazzago, CF nelle prime posizioni, Opla, Petroli, Firenze, quindi niente di fatto. Anche questa rampa che porta fuori Loro viene affrontata ad altissima velocità. Quindi 75esimo chilometro, niente di fatto, corsa veloce ma gruppo unito. Prima di tornare in corsa andiamo a sentire Riccardo Donato, brillante protagonista a Penna. Donato, ti ho visto bene in questo periodo. Sì, diciamo che è arrivato un buon periodo di forma e vediamo di sfruttarlo anche oggi. Il percorso mi piace e vedremo. Siete spesso in Toscana in questo periodo? Sì, diciamo che ci sono molte corse qua in zona e veniamo spesso, sì. Oggi una gara di qualità con tanti partenti importanti. Sì, sì, siamo molti, molti corridori, molti partenti, sei per squadra, c'è un buon gruppo al via.
Quando andiamo in conclusione della sesta tornata, siamo intorno alla 100° chilometro e vadono in 23 il gruppo che state seguendo. Quindi gruppo che è uscito ad alta velocità ed è ben rappresentato perché ci sono squadre importanti. Allora al comando ci sono Bagioli, Fuggiano, Rechita, Giannelli, Fabbro, Piselli, Camerin, Fiorelli, Della Pina, Cop City, Fortunato, Padovanna, Baccio, Guizzetti, Ferrari, Giuliani, Gatto, Orsini, Troia, Colonna, Quattrini, Ewart e Campagnolo. Questi sono i 23 al comando che hanno già preso un grande vantaggio. A 40 secondi da solo transita Campigli della Malmantile, Romano Gaini, Calzaturificio Taccetti, Vibert Italia. Eccolo qua Campigli, che è seguito da altri tre corridori che sono Proietti, Scerbo e il giovane Scardigli in ultima posizione. Eccolo là l'atleta della Mastro Marco. Quindi una netta selezione in questa tornata intorno al 100° chilometro. Adesso giunge sotto la nostra telecamera il corridore della Gavardo, Simone Benedetti. Un primo e 20 per lui, mentre ha perso tantissimo il gruppo. Quindi corsa che va, mancano è vero sì una 50° di chilometri al traguardo, però è difficile recuperare visto che il gruppo ha un ritardo di 2 minuti. Gianmarco Piccioli a guidare per la futura team Rosini, sono gli uomini di Franco Chioccioli adesso a menare la danza. 2 minuti in ritardo per il plotone mentre andiamo verso Cicogna. Ed i fuggitivi si stanno avvicinando alla salita del Valcello, quindi corsa bella. Quando si arriva a 3 tornate dalla fine, corsa che vede 23 uomini al comando, 23 uomini scatenati che lanciano la sfida. E adesso lanciamo un'altra intervista realizzata al sindaco di Terranova, Bracciolini. Dottor Kenny si sta appassionando sempre di più al ciclismo, anche perché non potrebbe essere altrimenti, perché Terranuova è un crocevia di grandi appuntamenti per i dilettanti elite d'Under 23. Il Val d'Arno è una ferrea di ciclismo, di tanti appassionati di questo sport che, come vediamo anche oggi, hanno il piacere di riversarsi sulle strade per assistere a una corsa, fra l'altro, che è di prestigio e di qualità. 168 corridori che sono partiti, quindi un numero nutrito, tante squadre che partecipano anche di qualità, quindi insomma una bella competizione, ora ne aspettiamo l'esito. Fra l'altro è anche una competizione baciata dal sole, perché anche l'anno scorso c'era bel tempo, quest'anno uguale, quindi anche il meteo aiuta e favorisce la partecipazione. Dicevamo che il Val d'Arno è una terra di ciclismo, è una terra di tanti appassionati e si impegnano volontariamente per organizzare le corse. Non bisogna dimenticarselo che dietro a delle manifestazioni così belle c'è sempre l'impegno, che non è di un solo giorno, ma insomma viene da lontano, di tante persone. C'è Rossano Carzughi, c'è tutta la comunità della Cicogna che organizza la festa e poi, come ciliegina sulla torta conclusiva, questa corsa richiama tanti appassionati non solo dal Val d'Arno. Qui siamo in una frazione, attenzione. Sì, qui siamo in una frazione, ma fra l'altro le nostre frazioni in questi giorni e nei giorni precedenti si sono animate di ciclismo, questa è un'ulteriore tappa. Non dobbiamo dimenticarci che c'è stata anche la corsa alla Penna, c'è la corsa a Montemarciano, la corsa alla Cicogna. Le nostre frazioni amano questo sport e fanno in modo di organizzare e di dare rilievo e lustro a tutto il nostro territorio. Ringraziamo il sindaco e noi rientriamo sempre dal Valcello quando siamo al 120° chilometro. Ne mancano 34 alla conclusione. Ecco qua lo strappo che porta al traguardo. Iuri Colonna della Palazzago a guidare i fuggitivi. Fuggitivi che ancora hanno un buon vantaggio sul gruppo, quindi se la possono giocare la 66esima edizione. Ecco qua i corridori dell'Alto Pac Eppela, poi della Maltinti, stanno sfilando tutti i battistrada. Intanto erano rientrati nei primi Campigli, Scerbo, Proietti e Scardigli, mentre non ce l'aveva fatta Simone Benedetti della Gavardo.
Ecco che sfila tutto il gruppo dei battistrada. Siamo a 300 metri dal passaggio, 34 km alla conclusione, ancora due giri ed arrivano sotto la nostra telecamera il giovane Scardigli della Mastro Marco, Chianti, Sensi e Nibali e poi Proietti. Eccolo qua, Proietti sulla ruota del giovane toscano. Hanno già perso 40 secondi i due inseguitori che dopo un bel inseguimento, scusate il gioco di parole, erano rientrati, mentre non era rientrato Simone Benedetti che ha fatto un giro tutto da solo. Esemplare anche la prestazione di questo ragazzo che è giunto dalla provincia di Brescia, ma non è stato facile perché i 23 andavano via molto forte. Comunque non è che abbia perso tanto nei confronti degli attaccanti e qui siamo sul gruppo che si sfilaccia, gruppo che cerca di recuperare sui fuggitivi, fuggitivi che stanno tenendo testa, hanno perso qualcosa, però il vantaggio è sempre intorno ad un primo e 40, un vantaggio che gli potrebbe permettere di arrivare all'arrivo. Queste immagini sono davvero belle sulla salita del Valcello. Vedete, fra i primi e gli altri corridori che state seguendo ci sono già 30 secondi. Infatti, quando gli atleti transitano dal traguardo sono tutti sfilacciati ed allungati e pronti a riprendere le ruote sui corridori che hanno attaccato. Davvero uno scenario molto bello questo, con il Valcello che ci porta sempre in ogni passaggio all'arrivo. Guardate, questi corridori sono a 45 secondi dalla testa del gruppo, ripeto, mentre questi hanno un minuto di ritardo. E questo è lo spettacolo di Cicogna. Si corre, ve lo ricordo, per la 66esima edizione, in palio anche il 45esimo Gran Premio Ristorante Pia Rose. Ecco che sono sfilati tutti i corridori, ma prima di tornare in corsa abbiamo ancora un intervento realizzato con i direttori sportivi della Maltinti, Scali e Alfredo Luddi. Maltinti, banca di Cambiano, una garanzia nel mondo del ciclismo, Alfredo Luddi e poi Corrado Scali, due noti personaggi che fra l'altro hanno fatto il corridore anche a certi livelli, guidano questa pattuglia interessante. Allora, Alfredo, non avete fatto granché fino a questo momento, possiamo dire però che vi siete mossi sempre bene perché sempre lì. Sì, la squadra dei giovani stiamo andando abbastanza bene, purtroppo non siamo riusciti ancora a vincere, forse si poteva riuscire lì a San Leonino, che poi quel ragazzo ha alzato le mani e è andata così. Comunque siamo fiduciosi, anche oggi sulla fuga dei 23 ne abbiamo due, vediamo un po' quello che succede. Dobbiamo dire, Alfredo, che anche a Badia Agnano siete andati bene perché Sosa Cuervo ha fatto sempre l'andatura sulla salita dura. Sì, è andato forte, era caduto e era rimasto dietro, poi è rientrato e ha fatto tutta la salita davanti e è arrivato come prima, è andato forte, però purtroppo sono rimasti in 15 e è andata così. C'era anche Longhitano, oggi è stato sfortunato, ha forato in un momento difficile dove avevano bloccato le macchine e non riuscito a rientrare. Comunque vediamo, dai, la stagione è ancora lunga e si può fare tante cose. Allora, sabato in città d'Empoli, saranno carichi i ragazzi? Noi si pensa di sì. Speriamo che in salita siano fra quelli che fanno la differenza e riuscire a fare un bel risultato. Poi c'è sempre la strada che decide. Allora Corrado, grande esperienza, Corrado Scali, un ottimo dilettante ad altissimi livelli. Ecco, un tuo giudizio sulla vostra formazione. Ma spero che da qui in avanti si facciano vedere, perché ci sono degli scalatori che vanno forti. E poi magari anche il velocista, penso che si dovrebbe fare qualcosa da giugno a settembre, qualcosa dovrebbe venire fuori. Allora, abbiamo visto in queste corse, Corrado, che ci sono tanti ragazzi, anche se ci sono delle salite al 18%, che 20 rimangono sempre insieme. Questo a testimoniare che in tutte le squadre ci sono dei leader importanti. Sì, ci sono tanti corridori che vanno forti perché tu vedi che arriva sempre 15-20 corridori in volata e quindi non c'è proprio lo scalatore che va via, ma ce ne sono tanti che vanno forte.
Grazie Alfredo Ludi, grazie Corrado Scali, in bocca al lupo per il finale di oggi e in bocca al lupo per sabato prossimo nel Città d'Empoli. Ed ora siamo passati nel corso dell'ultimo giro, mancano 17 chilometri alla conclusione e viene annunciato da solo il polacco dell'Altopack Eppela, Simon Rechita, grande atleta che però fino a questo momento non si è espresso al meglio, visto che ha un potenziale atletico davvero interessantissimo. Eccolo qua il corridore di Elso Frediani e Dinucci con stile da cronoman, come vedete è scattato prima della salita del Valcello ed ha guadagnato 30 secondi sugli inseguitori che transitano in questo momento. Devono fare molta attenzione i corridori che sono alla caccia del fuggitivo, perché è un corridore molto forte sul passo, un corridore che sa tenere, un corridore che può conquistare Cicogna. E come vedete gli atleti del drappello di testa stanno transitando tutta la spicciolata, ma sono arrivati anche altri atleti da dietro, sono cambiate le carte nella parte finale, quindi finale entusiasmante per questa 66esima edizione della Coppa Cicogna, che assegna anche il 45esimo Gran Premio Ristorante Pin Rose. Intanto transita un altro gruppo qui dall'arrivo con un distacco abbastanza pesante. Difficile per loro recuperare sulla testa della corsa. Ecco che transita adesso un corridore della Fraco, è il turno di un atleta della Sestese, quindi questi corridori cercheranno sicuramente di terminare la gara, ma sono molto indietro. E adesso siamo in attesa di Rechita, che è ancora davanti alla competizione, però Radio Informazioni ci dice che stanno recuperando da dietro, molto attivo Nicola Bagioli della Zalf, che cerca di tornare sul corridore di Elso Frediani, un primo piano su Bruno Mealli, ex campione italiano dei professionisti. Bagioli forza, ma tiene molto bene il polacco Simon Rechita, corridore interessantissimo, lo abbiamo visto molto bene in queste prime gare della stagione. Intanto arriva la Polstrada, quindi è imminente l'arrivo del corridore dell'Altopack Eppela, che ha fatto un finale eccezionale, eccolo ai 150 metri, ed è un successone che va a valorizzare tutto il lavoro che hanno fatto Luca e Pilar Franceschi. Bagioli è arrivato alle spalle del corridore polacco, ma non ce l'ha fatta a rientrare. Ecco l'atleta della Zalf che si classifica in terza posizione, terzo è il giovane Fabbro del Cycling Friuli, ancora corridori, quarto Orsini della Colpack, quinto Fortunato, poi arriva l'abruzzese Giuliani, ancora corridori in dirittura d'arrivo, ecco Guizzetti della Named, anche lui ha fatto una bella corsa che si classifica in settima posizione. È il turno dell'atleta della Maltinti Banca di Cambiano Cop City. Bene, questo giovane si sprinta per la nuova nona posizione ed è Gatto che vince lo sprint su Troia. Questi i primi 10 dell'ordine d'arrivo della 66esima edizione della Coppa Cicogna Gran Premio Ristorante Pin Rose, mentre continuano ad arrivare altri corridori al traguardo, ma noi siamo già pronti per andare a realizzare le interviste ai protagonisti. Matteo Fabbro, una grande corsa in una gara importante. Sì, è stata una corsa molto combattuta sin dall'inizio, abbiamo provato subito a spezzare il ritmo in quanto sapevamo che poteva arrivare la fuga, infatti è arrivata e niente, sul finale è stato più forte il corridore dell'Altopack.
Cioè sei arrivato con grandi corridori? Sì, niente, io ci ho provato perché è un periodo che vado bene, però niente, ci riproveremo. Allora, Bagioli quando non vince non è contento? Sì, ci tenevo a far bene, oggi volevo vincere, non è andata via la fuga, sapevo che comunque lo strap era dato alle mie caratteristiche e potevo far bene. Solo che ci ha anticipato il corridore dell'Altopac e ho preso la salita con troppo vantaggio, sono provato a partire appena all'imbocco della salita tutta cercando di andare a riprenderlo, ma è mancato un pezzettino per riuscire a raggiungerlo e a sorpassarlo. Forse non conoscevi a fondo le qualità di Rekita? No, so che va forte, sapevo che è un bel passista, però niente, all'imbocco della salita sono provato ad andare a tutta ma non c'è stato niente da fare. Comunque una bella prestazione, dai! Sì, dai, sono soddisfatto, comunque segno che la forma è ancora buona e speriamo di continuare così. Simon Rekita, allora, Bagioli è rimasto molto male. Sì, Bagioli sicuramente è un gran corridore, ha vinto già tante gare in quest'anno. Pensavo che sarà duro vincere con lui, con altri ragazzi della fuga. Ho provato a lungo a uscire prima e è andata così che ho vinto io. Oggi è soffiato il vento dell'est. Sì, ho dato tutto che avevo e sono contento che hai vinto. Finalmente, perché sei molto bravo e fino a questo momento, visto le tue attitudini, hai vinto poco per quello che sei. Sì. Sì, questo è il mio quarto anno in Italia, questa è la mia seconda gara che ho vinto e sono contentissimo perché mi mancava tanto, a me e a tutta la squadra mancava questa vittoria e niente, sono davvero contento. Abbiamo ripreso anche l'altra che hai vinto a Lamporecchio, ce lo ricordiamo bene. Allora Dinucci, abbiamo fatto quell'intervista, avevamo capito che avevi la squadra in grande forma, oggi una testimonianza importante perché vincere qui quando ci sono tutti è una grande soddisfazione. Sì, ora volevo dire anche una cosa, oggi ci sono io ma non bisogna scordarsi neanche Enzo Feriani che poi è quello che insomma fa lui che poi è direttore sportivo vero e proprio. Si capiva che la squadra c'era, i corridori stavano pedalando e oggi avevamo postato un tipo di corsa dove lui doveva stare coperto fino ai tre giri dalla fine, in caso di fuga numerosa come poi è stata ci doveva entrare e doveva fare quell'azione che ha fatto. È andata bene. Allora concludendo, adesso hai rotto il ghiaccio, bisogna continuare, eh? Spero di sì, spero che presto arriva un'altra vittoria. Grazie, allora rimani qui con me, qui a Cicogna ha vinto il polacco Simon Rekita, al secondo posto si è classificato Nicola Bagioli e al terzo il giovane Fabbro. Questo è tutto da Cicogna, grazie dell'ascolto, arrivederci. Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità. Nell'oratorio della parrocchia San Pietro in Selva a Malmantile, venerdì scorso presentazione dei tre grandi eventi che vedranno protagonista la società fiorentina. Il nuovo gruppo corse della Malmantile anche quest'anno dovrà lavorare in grande stile per continuare una tradizione organizzativa di grande pregio. Un impegno di spicco con Montelupo, Malmantile e Lastra Assegna, straordinari teatri a cielo aperto.
Andrea Salvadori, sì. Assessore allo sport del comune di Montelupo Fiorentino, la signora Bagni invece primo cittadino della Sassigna, anche quest'anno si riconfermano questi impegni, impegni importanti, impegni per il territorio. Sì, ha detto bene, impegni per il territorio, perché organizzare una gara è veramente un impegno sia per chi lo organizza ma anche per le amministrazioni che devono sostenere comunque la corsa, perché dietro una corsa ci sono tantissime sfaccettature, tante cose da dover pensare, organizzare, per cui è un grosso impegno che però porta una grossa soddisfazione, quella di poter avere una bella manifestazione come siamo adesso alla terza edizione del Gran Premio di Città di Montelupo, Città della Ceramica, che porta un po' anche il nome e l'identità della nostra città, cioè la ceramica, e quest'anno arriviamo anche molto a ridosso alla nostra manifestazione ceramica, la mostra internazionale della ceramica, che ci sarà il 2 di giugno, mentre la gara ci sarà il 22 di maggio, per cui a Montelupo si respira veramente un'area di ceramica ormai dalla metà di maggio in poi, e siamo su quest'onda. Alcune novità, un punto fisso, il Museo della Ceramica. Sì, come l'anno scorso abbiamo deciso di dare il via alla gara dal museo di Montelupo Fiorentino, appunto il museo della ceramica. Abbiamo il ritrovo prima nel centro della città, anche il museo nel centro, abbiamo il ritrovo in piazza dell'Unione Europea, dove ci sarà poi dopo una piccola la sosta gastronomica lì a due passi, poi l'arrivo sarà in via l'Europa, è ancora lì veramente a due passi da piazza dell'Unione Europea, per cui mi piace dire che la gara è veramente in città. Grazie, complimenti. Si parte da Montelupo, nel mezzo Malmantile, si torna alla Strassigna. Sì, tutte e tre le gare attraversano il nostro territorio. La terza, quella del 27 di agosto, segna il periodo tutti gli anni della nostra fiera di mezz'agosto, e quindi è anche un momento importante che segna poi l'identità del nostro territorio. Comunque l'associazione Gaini è un'associazione che rende onore, oltre che a Malmantile, a tutta la comunità di La Strassigna per i grandi risultati che ha avuto in passato. Anche per quest'anno è iniziata la stagione e auspichiamo davvero che anche quest'anno questi ragazzi rendano onore, oltre che a Malmantile, anche all'asta. C'è tanto impegno da parte dei volontari, perché queste associazioni portano avanti la loro attività grazie all'entusiasmo e al credere di una comunità. Uniti si vince. Sicuramente uniti si vince, ma il Malmantile sta davvero dando una grande prova di sforzo e l'ha data, e mi auguro la dia anche in quest'anno. Stefano Gaini, anche quest'anno il trittico si parte con Montelupo che si riconferma, ma il Malmantile punto fermo, si torna alla Strassigna, un impegno importante per voi. Un impegno importante, la novità di quest'anno è che è stato creato questa nuova società Malmantile Reparto Corse, e c'è un gruppo dedicato solo a questo, e sono una ventina di appassionati che ci stanno sostenendo molto bene, che si dedicano completamente a questi eventi, stanno curando tutti i particolari, sono convinto che riusciranno a migliorarsi ancora della bella eccellenza che abbiamo dimostrato in queste ultime stagioni, e sono convinto che saranno tre belle gare, sia per percorso sia per la solita garanzia di sicurezza che accomuna sempre le gare di Malmantile. Ecco. La vostra comunità, tanti amici, tanti sostenitori. Sì, certamente, qui non ci sono ideali, siamo tutti amici, siamo tutti a sostegno di questa squadra, ognuno porta il suo contributo sia tecnico o materiale, e si sta arrivando a un bel livello sia professionale che sia organizzativo,
e anche la squadra sta lavorando bene, sta continuando a crescere, e è sempre esposta su vari fronti, anche questo fine settimana. Stasera qui manca tutti i ragazzi e manca i componenti importanti, infatti Luciano Lari ringrazia e saluta tutti, però è partito con la squadra oggi pomeriggio, che sono impegnati a Porto Sant'Empidio. E Antonio Politano domattina presto parte con Cianetti per fare la cronometro su Abiella. È un ragazzo che sta crescendo molto bene, siamo convinti che si possa stabilmente consolidare nei primi 5 cronomen nazionali. Lunedì è stato convocato per un meeting con la nazionale a Riccione per 3 giorni, insomma la Valmantile piano piano, passettino dopo passettino, sta continuando a crescere. Il gruppo corse per fare grandi cose, Pretolani, Rinaudo, si parte, ci siamo quasi, con Montelupo che si riconferma la grande. Sì, ci siamo, mancano pochissimi giorni, si parte con la gara di Montelupo e nell'arco di 3 settimane abbiamo poi anche quella di Malmantile, sicché diciamo siamo già addirittura d'arrivo, siamo per le 2 gare siamo già... diciamo pronti, per quella poi di La Strassigna avremo un altro po' di tempo per organizzarsi, però siamo abbastanza pronti. Hai ringraziato le signore che stasera hanno collaborato per questa cena, hai ringraziato la comunità di Malmantile, insieme si va avanti. Sì, ho voluto ringraziare la comunità perché, come diceva anche l'altro collega, qui a Malmantile non è che abbiamo una località dove poter andare, sono aperte tutte le porte, se andiamo alla sportiva siamo accolti, al palazzetto dello sport, alla musica, ora siamo qui all'oratorio. Questo vuol dire che Malmantile ci accoglie volentieri e noi per non fare differenze cerchiamo di collaborare con tutti e questo ce ne porterà beneficio. Nuovo gruppo corse importante per concentrarsi sulle organizzazioni. Noi ci si organizza, come io sono il primo, quest'anno sono nuovo, io sono sempre stato nella società quell'altra delle corse, però sinceramente si è creato un gruppo che non pensavo nemmeno che potesse funzionare come stanno funzionando le cose, stando ai di fuori, capito? Andando sempre alle gare, normalmente nell'organizzazione non è che ci si sta dietro, perché non abbiamo tempo. Quest'anno, stando dentro a questa organizzazione, mi sono accorto veramente la validità e l'importanza che c'è nell'organizzare le corse e lavorare. Sinceramente, come stanno lavorando tutti, mi sono reso conto che è un bel gruppo e che penso che si possa organizzare questo tipo di corse e qualche altra cosa in più. Maresco Scardiglia è contento perché sta lavorando bene la società per la squadra e per le organizzazioni. Certo, mi sembra che tutti gli anni ci sia sempre un coinvolgimento maggiore. Nello stesso tempo sempre un'organizzazione più pronta, più brillante, e questo fa piacere specialmente per noi sponsor, vedendo che le cose vanno bene e crescano, insomma è una bella soddisfazione. Poi sei contento di Montelupo? E certo, Montelupo è una corsa che ci tengo tantissimo, come tengo tantissimo a in memoria Mauro Mancini, essendo di Montelupo. La corsa a Montelupo, poi in memoria di Mauro Mancini, insieme a tutto il paese di Malmantile, che a tutti è una cosa che fa veramente piacere, per me è massimo. E poi una corsa che è partita bene, Maresco? Sì, partita bene, non vedo nessun problema, meglio di così. E tu sei contento perché questa è la tua passione da sempre, da quando sei giovane? Sì, è la passione da quando ero ragazzino, da 13 anni, che ne è passati altri 50, e la passione è sempre, non la stessa, ma sempre di più, sempre
che poi ti coinvolge a socializzare, avere un sacco di amici, insomma, è una cosa veramente bella. Cena partecipata con tantissime autorità e amministratori comunali, cena che ha dimostrato ancora una volta il grande lavoro della comunità di Malmantile a favore del ciclismo. Prima di chiudere ricordiamo l'organigramma del nuovo gruppo corse della ciclistica Malmantile: il presidente Stefano Mascherini, il vicepresidente Rosario Rinaudo, il cassiere Graziano Pretolani, mentre il consiglio è composto da Romano Pacini, Mario Frosini, Fiorenzo e Antonio Mancini, Alberto Banzinelli, Valerio Fagioli e Giuseppe Moretti. Si comincia il 22 di maggio con il terzo Gran Premio Città di Montelupo, quindi il 19 giugno la settima edizione del Gran Premio Città di Malmantile, si chiuderà il 27 di agosto con il Città di Lastrassegna. Insomma, tre grandi eventi nel nome della ciclistica malmantile. Formigli, gioielli su strada. Viberta Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità.